Noi siamo in questa piazza che in Bangladesh si sta in governo dittatrice fascista. Lei dal 2009 senza elezioni sta in Bangladesh. Lei fino ad ora ha ammazzato più di 30.000 persone. Per questa manifestazione di quota per il lavoro al governo in Bangladesh. Quali studenti lei non lo fa lavorare, lei fa mettere al governo il lavoro chi dal suo partito. Adesso ha ammazzato più di 1.000 persone, come mio padre sta in ospedale, mio fratello ha 23 anni, hanno tagliato il collo, perché noi siamo 6 fratelli, 5 in Italia, 1 in Bangladesh, hanno ammazzato, ha 23 anni poveraccio. Io sono cittadino italiano dal 2007, i miei figli sono nati qui, moglie qua, allora io mai posso andare in Bangladesh. Io sono troppo occupato per la mia famiglia, hanno ammazzato anche l'altro ieri, il suo cugino di sangue, anche suo zio, ecco, sta piangendo come poveraccio, e suo zio è qui. Suo nipote ha ammazzato, prende lui, il segretario generale di Kabir, di Biratar Fariatpur. Ok, perciò noi vogliamo che Sheikh Hasina immediatamente deve dimettersi. Panasina, abbiamo consegnato una lettera al ministro signor Antonio Tajani, Antonio Tajani di comunità bengalese. Noi siamo andati là, abbiamo consegnato questa lettera. Noi vogliamo che l'Italia ci aiuti, il governo italiano ci deve aiutarci. Perché noi siamo cittadini italiani, qua lavoriamo qui, però soldi mandiamo in Bangladesh. We want justice! We want democracy! We want justice! We want democracy!